Kebab, kebab, senza cipolla, ketchup e cario, che ci vuoi? Che ci vuoi dentro? Mais, olive. Mais, ma piano, che ci vuoi? Ho capito che sei ritardato, però c'è che ci vuoi? Mais, olive nere, nere, tanto nere, tanto nere. Insalata, salata, pomodoro, cipolla, come? Cipolla, cipolla, e salsa piccante, senza piccante, e bianco, e bianco, bianca, bianco, no, 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 bianco, no, bianca, bianca, bianca yogurt, bunga, bunga, bianca di salsa di yogurt, e poi? E poi va, da qua, medio, piccolo, grande, 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 poi falafel, no, falafel, no, fa schifo, falafel, vuoi, fa schifo, te, piadina, panine, patito, piadina, piadine, due, no, piadine, piadina, piadine, piadina, una, io dico piadine, e tu di piadina, io dico piadina, quindi una piadine, una piadine, una piadine, sì, ok, se volete portarmi anche kebab sapete come vuoi, voi salsa yogurt, yogurt e piccante, oppure un pezzo di pizza, no, no, kebab, basta, grande, sicuro? Sì, sicuro, la fai finita, iniziamo, ciao, cola, coca, media, grande, piccola, birra, so che vuoi, grande, piccola, birra, piccola, picca, grande, birra grande, grande, proprio enorme, grande, birre, due, pure tre, grande, sì, birre, esatto, ok, dai, abbiamo finito, bella, che babbari nati noi, per aver fatto conoscere il mio lato che babbaro, dopo aver fatto conoscere il mio lato sabrino, basta, no, io non te lo ricordo, perché oggi siamo qui con un cazzo di fuck, tutti cazzo di fuck, siamo pronti, abbiamo, oggi abbiamo selezionato 66 domande a cui, risponderemo con sincerità. E tu basta spaccare questa bottiglia di acqua sulla tua testa. Ce la faccio più. Prendiamo queste strade molto carine e oggi le nostre strade si divideranno perché c'è un bivio. Oggi c'è un bivio e quindi c'era un fuck. Un fuck, porca puttana. Fuck significa. Inizia, per favore. Fuck significa che ti si scopo. Stefano, prego. Allora, oggi siamo con un fuck. Ah, e quindi. Mi sono fatto male, non c'hai idea. Oggi sei un coglione. Non so. Anzi, sei un coglione. oggi siamo qui con un fuck e abbiamo selezionato delle domande. Mamma mia. E niente, però. Cosa trasgressiva. Stefano Greco, che non è greco, ma è italiano, ci chiede: attore preferito, cazzate preferito, cazzate preferito, giocatore preferito, che gioco preferito? Preferito. Cibo preferito, bella raga. E forza Juve, anche se da Juve l'ho presa, dai. Dall'inizio ho detto no, questa è da Juve, no, lo prende. Poi però ho presa perché vi voglio bene comunque. Esatto. Comunque, attore preferito, vai. Will Smith. Non ce l'ho. Cantante preferito? Eminem. Non ce l'ho. Che cazzo? Diciamo che in questo periodo. Ma che sta rispondendo a fa, scusa. Diciamo che ultimamente preferisco molto Taiga, però non è che è il mio preferito. Canzone preferita? Lose Yourself. Non ce l'ho. No, ultimamente mi sto chiudendo con Stitches. So che è un po' da bimbo minchia. Però no, mi sto chiudendo. Giocatore preferito? Zani. Totti. Strano, pensavo non ce l'ho. No, non ce l'ho. Cibo preferito? Ravioli e quattro formaggi. Ma che pop? No. No. Non ti piace? Mi piace, però preferisco i ravioli. Ok, cibo preferito? Non ce l'ho. No, sushi, ovviamente. No. Bene, regà, forza Juve. No. No, non ce l'ho. Comunque, facciamo la prossima domanda. Che ci dice? Perché i gamer che sono semplici persone. Salvatore Avoglio! Ma che prende l'Avoglio? Perché i gamer che sono semplici persone che giocano facendo divertire vengono idolatrati così tanto? Perché i giocatori semplicemente giocano a pallone e vengono idolatrati? Perché i pornostar semplicemente scopano e vengono idolatrati? Anche perché potresti scopare pure te, però non sei idolatrato. Perché i piloti di Formula 1 che semplicemente guidano una macchina? Vabbè, quello è una, aspetta, una cosa diversa perché ti ammazzano, eh? Rischiano la morte e tutto quanto, vabbè. A nessuno gliel'ha ordinato. No, vabbè. Nel senso, preferisco una persona che rischia la morte che fa il pompiere. Sì, vabbè. Perché i pompieri vengono idolatrati? È giusto. Non vengono idolatrati. Il pompiere, paura non ne ha. No, comunque sì, io idolatrerei. Il corpo. Idolatrerei molto più un pompiere. Che leader fuori. Dai, così pare che sta prendendo per culo. Invece noi amiamo i pompieri. No, è vero. Io lo faccio. Perché quando sarà il giorno che ti troverai dentro un ascensore bloccato e verrà un pompiere a salvarti, gli dici un pompino. No, nel senso pompiere, non puoi, non puoi poi. Ma esistono le pompiere? No, sì. Mai visto un pompiere donna? Perché non vai molto in giro. Cioè perché non al massimo non ti cacci. Non ti cacci. Non ti cacci molto nei guai, ecco. Vabbè. Sta domanda, posso dire che non c'ha senso. Semplicemente perché
Lo dice anche lui fuori con la sega, dopo i pompieri, giustamente. C'è sta, capito? Comunque, perché i gamer sono idolatrati nonostante siano semplici persone che giocano? Perché se parte dal presupposto che sono semplici persone, ok, però tutti sono semplici persone, secondo me. Anche un calciatore non è niente di più di me o di te. Come io, che sono youtuber, non sono niente di più di te. Quindi vengono idolatrati semplicemente perché fanno video che piacciono alla gente e perché la gente si identifica con loro e magari molti vogliono fare quello che fanno loro. Questo è il motivo per cui vengono idolatrati anche i calciatori o tutte le persone che vengono idolatrate. Perché le persone si identificano in loro e vogliono fare quello che loro fanno. Quindi è tutto qua, non c'è un motivo. Il motivo è più sociale, psicosociale, psicopedagogico. Esatto, che motivo stupido, cioè, capito? Cioè, c'è un motivo serio, nel senso motivo che... c'è scientifico e questo, basta. Tutto cioè, qua. Come quelli che chiedono, come fanno a vedere i video di gente che gioca invece che gioca? C'è cioè, una domanda. Io mi guardo i video dei giochi a cui gioco, perché non so, mi piace. Cioè, è bello vedere come gioca un altro. Questi qua, i discorsi mi fa mia madre. Perché mia madre è rimasta negli anni 70, giustamente, perché viveva negli anni 70. Come l'altro giorno che mi vengono a suonare a casa i fan e mia madre mi fa, ma io ho aperto perché hanno detto che erano amici tuoi. Ho detto, mamma, cioè, viviamo negli anni 2016. Se un mio amico vuole venire a casa mia, mi chiama su WhatsApp, mi chiama al telefono, non mi viene a citofona sotto casa come succedeva nei tuoi anni, dove c'era Morandi che cantava fatti mandare dalla mamma, capito? Cioè, però non l'ha capita questa cosa ancora e purtroppo così vale anche per YouTube, è rimasto indietro. Come fai a vedere gente che gioca? Ma comprate una PlayStation, giusto? Però è figo anche vedere i video. Per la questione del citofonà non lo fate, perché non lo fate, vi prego. Cioè, l'altra sera è una cosa, cioè, nel senso dà fastidio. L'altra sera siete venuti alle 11:30 di sera e avete svegliato mia madre che stava a dormire. Cioè, non è una cosa carina, nel senso, a me queste cose mi fanno un cazzà'. Però vabbè, molti poi dicono, ma non sei contento? E te, no, non so contento, perché se danno fastidio alla famiglia mia non so contento. Perciò cercare di evitare, magari, grazie. E niente, passiamo alla prossima. La prossima ci chiede Lorenzo Casavecchia, inizia a parlare della finestra della di Breaking Ball. Allora, io lo faccio. Mia madre che parla al telefono, che la si cade fuori. Che bella merda. Comunque, grazie, sì, bella Andrei. Mo io urlo in faccia, allora, io urlerò dalla finestra perché ho un balcone, non ho una finestra. Anche Breaking Ball! Trasmesso. Insomma, che cazzo è sto scemo? No. Andiamo a inizio, almeno! Ma sai canzone almeno? Oh, non è me, Winone! Remi! Dammi! Si sta incazzando. Ma fa chiudere di più! Stanno a faggare. Ma chiudere di più! Ora potremmo evitare di farci cacciare da casa tua? Pregami! Ok. Vabbè, io direi che può bastare perché c'era pure mar de gola domani, quindi la prossima è di Noemi Boy. Donne boy, figli tuoi. Fuck, vi piacciono i bambini? No, vorreste averne alcuni? Pregami! Vorreste averne alcuni? No. A che età vi piacerebbe mettere su famiglia? Non voglio mettere su famiglia. Come chiameresti i vostri figli se ne dovessi avere uno per sbaglio? Santiago Bernabeu. Io posso chiamare Camp. Dai, così fa il derby. Il derby d'Italia. Dai, figo, mi fanno via. Uno chiamo Camp, uno nuovo. Camp Nou, venite qui. Andiamo al Camp Nou. Papà. Andiamo al Camp Nou. Papà. Cazzo vuoi, papà? Vabbè. Comunque, vi piacciono i bambini? Sì. Vorreste averne alcuni? Sì, però non subito. Che età vi piacerebbe mettere su famiglia? Momento giusto, quando ci saranno i soldi. Sì, perché comunque non si può. Quindi non può essere, anche domani, però. È la cosa fantastica che prima si facevano figli pavelli, mo adesso tocca aspettare i soldi per i figli. Sì, infatti. Come chiameresti i vostri figli? Oddio, tanti non mi piacciono. Mi piace Daniele, mi piace. No, allora, la chiamerei. Mi piace molto Daniele. Mi piace Alberto, Federico, basta. Poi se so donne, mi piace. Sperando di no. Non ho mai pensato a un nome da donna. Ok, se facciamo. Se passa avanti. Se passa a tutto. Oh, ma no, tu sei del rotto il cazzo, eh. Milva Castaldi. Avete mai vissuto esperienze paranormali? No. Ma che cazzo abbiamo preso a fare queste domande? Pure te prima, attore preferito, non ce l'ho. Cantato io, non ce l'ho. Canzone mia, non ce l'ho. Tu madre, ce l'ho. E allora, vai. Io spero che voi non la sentite. Io sì, però non è proprio un'esperienza paranormale. Non so perché sto tenendo il microfono con la mano.
Poi non vedere. Poi scappa. Guarda che non è che così non si sente. Forse mi sto a tenere perché voglio non mangiare quello che c'ha la sega. Avete mai visto esperienze paranormali? No, non è proprio un'esperienza paranormale. È tipo la paralisi di quelli del sonno. Mi è capitato e mentre stavo a dormire mi sono staccato dal corpo e ho iniziato a volare. Però io volavo. Poi il bello è che io per svegliarmi mi è venuto in mente di dare un calcio. Perché io qua c'ho il letto a castello, vedete com'è, no? Io dormo da qui, c'è il cuscino. Dall'altra parte, là, ci stanno i piedi. No? Allora io mi sono alzato da qua. Oh, levete! Mi sono alzato da qua. Dai, basta, fammi raccontare. Vai, vai, vai. Mi sono alzato da qua. E piano piano io facevo con la gamba. Mi sono messo così tipo kung fu. Che cazzo? Sì, perché dovevo arrivare a dare un calcio là, alla parete. Quindi piano piano io volavo, ho dato il calcio e poi mi sono svegliato. Però è stato troppo bello perché io mi sono visto me mentre dormivo. Cioè, volavo poco, avevo proprio la sensazione che stavo a volare, era vera, capito? Tutto qua, questa è la mia esperienza paranormale. Salvatore Romano dice no al colesterolo. Basta. E noi diciamo no alla sega. No, spenta. Perché hai preso uno che ha scritto no? Perché mi piaceva. Perché Agab? Sì, perché è trasgressivo. Non è il trasgressivo della settimana. Comunque ragazzi, dovremmo fare la allora il prossimo pack prenderemo un altro trasgressivo e sarà il trasgressivo della settimana, quindi scatenatevi come nelle trasgressioni. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciamoci qui un like e ci becchiamo come sempre al prossimo pack. Lasciate domande qui sotto o sotto alla pagina Facebook, anzi meglio alla pagina Facebook. Sì, perché qui sotto ne abbiamo. Quindi lasciate un like sulla pagina Facebook e poi quando c'era il post dovrete lasciare la domanda lì. Dai, grazie, è tutto, speriamo questo video vi sia piaciuto. Ciao. 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 Oh ciao, come quando incontri me. Oh ciao. Ciao, bella. Ah, ma siete qui?